Iniziamo ora col primo boss di livello più alto, quindi iniziamo dalla Witcher King, la regina. Questa si trova nelle paludi nella Piazza Celeste. Dovrai sconfiggere due statue giganti ed evitare il laser per essere in grado di raggiungerla. Lei lascerà poi cadere la sua maschera e la maschera chiamata della regina strega e anche una chiave per le sue stanze. Quindi ora io vi farò vedere dei spezzoni di questi boss perché sono un po' di boss già fatti e poi metterò in descrizione il link per vedere come farli tutti i video dei boss. Allora, il secondo boss è il drago scheletro dei non morti. Questo qui è uno dei più difficili da poter fare perché ha più HP di tutti i boss che dovremmo andare a fare. Comunque si trova in mezzo al deserto dentro un dungeon. Anche qua bisognerà cercare di buttarsi giù. Comunque trovate sempre il video guida nella descrizione. Terzo boss è il Barrow King e questo qui lo trovate nella caverna dove voi potete vedere il video e avrete bisogno del sangue di un demone per poter entrare. Lascerà cadere il diadema dei re dei giganti, quindi mettetelo da parte. Un altro boss è il King Scourge e lo trovate al Tempio Nero nel bioma della neve. Ultimo boss è il sacerdote dei serpenti, che abbiamo anche questo già fatto vedere in un altro video, quindi vi metterò il link sotto. E questo qui è molto facile da fare perché muore da solo e quindi vi dropperà l'ultimo oggetto necessario, che è questo oggetto qua, viola. Ora recchiamoci in questo punto. Qui dovremo parlare con questo NPC. A questo punto, ultimo passaggio definitivo è recarvi in questo punto preciso della mappa, alla bocca del caos. Qua troverete un altare speciale, unico nel suo genere, dove dovrete andare a inserire tutti gli elementi, gli item che avete droppato finora e craftare la chiave finale, che vi permetterà poi di togliere definitivamente il bracciale. A questo punto vi uscirà una scritta: se siete sicuri di rimuovere definitivamente il braccialetto. Se lo farete, direte sì, perderete completamente il vostro personaggio e reinizierete il gioco da capo. Quindi ricordatevi che è molto importante prendere questa decisione. Poi partirà un filmato e comunque questa è la storia finale di Conan Exiles. A questo punto avete completamente finito il gioco.